Eccoci insieme a un nuovo appuntamento con le breaking news del notiziario ADI, la testata giornalistica delle Assemblee di Dion Italia. In apertura del nostro giornale riportiamo un estratto audio della rubrica Primo Piano che si è occupata recentemente del 29esimo convegno pastorale ADI. Poi a seguire le altre notizie preparate dalla nostra redazione. Buon ascolto! Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Questo è quanto troviamo scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 12. Questo è il tema trattato durante il 29esimo convegno pastorale nazionale delle Chiese Evangeliche ADI, tenutosi presso il complesso Next di Capaccio Pestum dal 24 al 27 aprile scorso. Cultura, erudizione, competenze professionali sono sempre indubbiamente utili, ma è indispensabile lo spirito che viene da Dio, affinché le esperienze di salvezza non si riducano a semplice credenza religiosa. Tre studi biblici, il primo sulla rivelazione, curato dal pastore Giuseppe Tilegni. Il secondo è stato condotto dal pastore Domenico Modugno sul tema della conoscenza, mentre per lo studio conclusivo riguardante l'insegnamento il relatore è stato il pastore Elio Varricchione. Per i culti mattutini è stato prezioso il messaggio esposto prima dal presidente delle Assemblee di Dio della Costa d'Avorio, il pastore Daplex Honoré, e poi, nella mattina del 26 aprile, dal pastore David Di Staulo, presidente delle Assemblee di Dio canadesi. È stato riservato un tempo anche dei lavori di carattere amministrativo, riservato al corpo pastorale delle Chiese ADI. Profondo e particolarmente benedetto il tempo speso alla presenza del Signore, insieme al pastore Larry Henderson, direttore delle missioni per l'Europa delle Assemblies of God degli Stati Uniti. Lo abbiamo incontrato per raccogliere una sua riflessione sul valore e l'importanza dell'esperienza pentecostale per le nuove generazioni. È una domanda importante a cui desidero rispondere innanzitutto ringraziando la bellissima famiglia dell'Assemblea di Dio in Italia. Mi sento onorato di essere qui con voi e nel vedere come il suo popolo sta ricevendo la parola in questi giorni del convegno. Dico anche che qui in Italia c'è una storia pentecostale importante da ereditare. Ci chiediamo però come questa storia si rinnovi di generazione in generazione. Proprio come Abramo ebbe un incontro con Dio, anche Isacco ebbe la sua propria fede. E così fu anche per Giacobbe. Quindi la domanda per ogni generazione è come possiamo continuare a vivere la Pentecoste e gli insegnamenti del suo messaggio. Tutto viene dalla pratica, iniziando da casa propria. Credo che sia importante che ogni famiglia abbia genitori che insegnino la fede in Gesù e parlino della persona dello Spirito Santo senza concentrarsi troppo sui doni, che sono importanti e che verranno, bensì sulla persona dello Spirito Santo e sulla Trinità, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo raggiunto anche il pastore Daplex Honoré per la prima volta in visita in Italia. Prima di tutto ho apprezzato il tema che enfatizza il nostro essere pentecostali. Ho potuto osservare come durante le riunioni i pastori hanno vissuto tutto spontaneamente. Specie nel tempo della preghiera, la partecipazione è stata molto sentita e questo è fondamentale ed è qualcosa che dobbiamo afferrare come eredità e ancor più come esempio per noi della delegazione della Costa d'Avorio e al nostro rientro certamente lo testimonieremo ai pastori e alle chiese. Ed ora un intervento del pastore Gaetano Montante al culto conclusivo del convegno pastorale. Che più che davvero conta è che insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle valutiamo ciò per cui Dio ci ha chiamati. C'è la voglia, il desiderio di continuare, quindi lavoriamo insieme, stringiamoci gli uni gli altri, cerchiamo di passare agli altri questo desiderio, questa voglia, no? E soprattutto di passare agli altri la ferma fiducia che Dio farà ancora di più e farà cose grandi in questo nostro paese e per la nostra opera. Rientriamo in studio per annunciare il prossimo servizio che ci parla di un anniversario particolare. Linea alla redazione. Lo scorso 7 maggio è ricorso il bicentenario dell'esecuzione a Vienna della Nona Sinfonia di Beethoven, la cui conclusione è l'Inno alla Gioia, che il Consiglio europeo nel 1972 scelse come inno dell'Europa.
La sinfonia numero 9 in re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven, è un messaggio universale di gioia, fratellanza e umanità, un significato profondo e duraturo che ha reso l'opera del compositore tedesco un'icona della musica occidentale, tanto che fu eseguito durante la caduta del muro di Berlino nel 1989, unendo le persone nella celebrazione della libertà e della fine della divisione tra le due Germanie. La nascita di questo capolavoro artistico avvenne però in un contesto esistenziale molto difficile per Beethoven, che compose la Nona Sinfonia mentre era nella completa sordità e da importanti problemi economici. Ciononostante, trovò la forza e la creatività necessarie per portare a termine la composizione. I biografi raccontano che durante la stesura dell'opera portava con sé un bastone da direttore d'orchestra e, agitandolo nell'aria, percepiva le vibrazioni della musica. La stesura finale dell'opera vide la conclusione dopo 30 anni di lavoro e studio e dopo 3 revisioni. Al prestigioso Teatro della Porta di Carinzia a Vienna, 200 anni fa, per la prima della Nona Sinfonia, il pubblico, esaltato dal capolavoro appena ascoltato, acclamò Beethoven con uno sventolio di fazzoletti bianchi per far capire al sordo compositore l'altissimo gradimento di quell'opera. Tanti e molteplici sono i riferimenti alla gioia nelle Sacre Scritture e, proprio unitamente alle prove della vita, la parola di Dio esorta a rallegrarsi. Il Salmo 30, al versetto 5, recita: «La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia». Ancora nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, i versetti 6 e 7, leggiamo: «Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo». Ma l'inno alla gioia per eccellenza ce lo presenta lo scrittore agli Ebrei, che al capitolo 12, versetto 2, ricorda che Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per l'ultimo servizio di questa edizione diamo spazio al pastore Aniello Angelo Esposito, tesoriere e membro del Consiglio Generale delle Chiese ADI, al quale abbiamo chiesto qualche nota sulla destinazione dell'8x1000 alle Assemblee di Dio in Italia. Il pastore Esposito, in collegamento Zoom con noi, ci parla quindi della storia dell'8x1000. L'8x1000 nasce quando lo Stato decide di applicare la Costituzione riguardo all'intesa con le realtà religiose, e quindi si comincia con l'intesa con la Chiesa Cattolica, dove in qualche modo lo Stato stabilisce di sostenere la Chiesa Cattolica prendendo l'8x1000 nel gettito IRPEF delle tasse, quindi degli italiani. A quel punto, a cascata, quando si cominciano le intese con le altre realtà religiose, tra gli evangelici nasce anche un dibattito, attingere o meno l'8x1000, perché crediamo fortemente nell'idea di una libera Chiesa, un libero Stato assolutamente indipendente. Perché si opta per accettare il contributo dell'8x1000? Perché si pensa di poterlo usare secondo una visione evangelica, quindi non impegnandola per il sostegno del culto né per i locali di culto. Quindi, pastore Esposito, come viene impiegato in pratica l'8x1000 dalle Chiese ADI? L'8x1000 delle Assemblee di Dio in Italia, o meglio, quello attribuito alle Assemblee di Dio in Italia, viene usato per scopi sociali, umanitari, quindi per gli anziani, per i bambini, per i tossicodipendenti. Un'altra domanda: ci sono delle realtà che vengono sostenute nello specifico? Vengono sostenute diverse realtà, alcune attinenti proprio alle Assemblee di Dio in Italia. Abbiamo gli istituti Bethanian House a Roma per anziani e bambini, Bethesda in Sicilia per anziani, il CADES in Nord Italia, dove si aiutano coloro che sono vittime delle dipendenze, non solo tossicodipendenze ma anche altri tipi di dipendenze. Gli interventi sono in Italia ma anche all'estero, e all'estero
non solo per progetti mirati, quest'anno siamo arrivati addirittura in Brasile, ma con un contributo a una bellissima meritoria open che si chiama AliAid. Si sostengono bambini nell'istruzione anche e sostegno concreto in diversi paesi dell'Africa, dell'Asia e anche del Centro America, precisamente ad Haiti. Quindi si realizzano delle importanti iniziative con l'8 per 1000. Abbiamo anche fatto dei micro progetti, dei micro sostegni per associazioni meritorie come l'assistenza ai sordi, la ricerca sul cancro, l'assistenza a vittime dell'ictus, per bambini, per attività sociali, non soltanto e non specificatamente legati alle Assemblee di Dio e alla realtà evangelica, ma anche nel mondo del terzo settore e della beneficenza in generale. Ascoltiamo una parte dello spot realizzato dalle chiese ADI. 8 per 1000 alle Assemblee di Dio in Italia. La tua firma, il nostro impegno. Ecco, perché questo slogan? Stiamo cercando di impegnarci veramente a fare un'opera più capillare, a non rimanere nel recinto delle Assemblee di Dio in Italia, ma a cercare di raggiungere, anche magari con piccoli progetti, altre realtà. Il nostro impegno è di usare bene quella parte di 8 per 1000 che viene affidata a noi. Bene, siamo giunti al termine, ringraziamo il pastore Esposito per il suo intervento e noi ora ci salutiamo perché siamo giunti appunto alla conclusione del nostro giornale. Potete riascoltare in podcast questa edizione insieme alle precedenti su Spreaker.com e sui nostri profili social di Facebook e YouTube. Inoltre vi ricordiamo che è disponibile sia per Android che iOS l'applicazione gratuita ADI di MRT. Scaricatela oggi stesso sul vostro dispositivo. Potete anche scrivere alla nostra redazione attraverso l'indirizzo notiziario@assembleedidio.org. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione del Notiziario ADI, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.